davanti al Signore. Ci incliniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme la nostra cara Francesca al nostro Salvatore. Davanti al Signore ci incliniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme la nostra cara Francesca al nostro Salvatore. Mettiamoci seduti per favore e ascoltiamo qualche parola in ricordo della nostra sorella. Eulogy. Family and friends, thank you for joining us here today to wish our mother farewell. It is an honor and a tribute to my mother to see her loved ones from both near and far gathered together to celebrate her life. Famiglia e amici, grazie per esservi uniti a noi oggi per dire addio a nostra mamma. È un onore e un tributo a mia mamma vedere ici, cari amici, lontani e riunati, vicini e lontani, riunati insieme per celebrare la sua vita. We are heartbroken and devastated to lose her so suddenly. We will miss our mother, Nanna, tremendously, but we'll always hold her close in our thoughts and in our hearts. Our mother was hardworking, patient, and always put family first. After the passing of my father, she carried on courageously, focusing even more of her time on and energy on making sure we, her children, had her support. She experienced newfound joy with the birth of her first grandchild, Alessandro, and her happiness grew exponentially with the successive births of Amelia, Matthew, Anthony, Christina, Nicola, Christopher, and Luigi.
Nana was so proud of her grandchildren and loved them with all her being. They all are fortunate to have spent their formative years with their Nana, seeing her love and values in action. Mama enjoyed her time in the kitchen making meals not only for the family but all who came to her door at mealtimes. She especially enjoyed cooking and baking with her granddaughter Christina. Now everyone waits for Christina's delicious cookies at all the birthday parties. Anthony is putting together a recipe book with Nana's recipes for his final school year project. He will be dedicating his book, Learning How to Cook Italian with Mama, to his grandmother. Matthew also has a family tradition covered since he took an interest in making fresh Italian sausages with Nana. Our mother called us every day. Many times she would call because she needed something from the grocery store. So she would call and say, Giova, vedi che I biscotti villaggi sono speciale IGA. Okay, ma. And off I would go to IGA to pick up village cookies, and she enjoyed dipping in her coffee latte in the morning. When I arrived with her cookies, she would ask me, ma Giova, quanto box di biscotti mai comprato? Ma pure a te t'ai udito. When I would open the pantry door to put her cookies away, I was not surprised there was no room because the shelves were already all filled with village cookies. But it was all good because then we could sit and have a coffee and a cookie and chat. She not only called me, but also my brothers and my sister. My brother Ange would drive anywhere in Montreal to make sure our mother had everything she needed. He enjoyed teasing her, often calling her Francesca. My dad used to call her, that was her nickname. Used to make her smile. We all looked forward to her calls asking us to pick up our prepared meals to go, especially when Alessandro put in his order for fresh gnocchi. Nana was happiest when her grandchildren were happiest. My mother was always eager to go shopping. She tired out me and my sister, nah, every time. First, we had to go together to get breakfast or lunch so we can fuel up to keep up with her energy. She, like her children, loved shopping. She had the most pleasure when she got to spoil her grandchildren for their birthdays and on special occasions. My mother was always there to help prepare for all special occasions. She cherished every moment when we went away together and celebrated her 65th birthday. She had very fond memories from our 4 year ago when she traveled with my family to Italy and got to spend time with her brothers an entire family. My brother Pat will miss her mother's waves to him from her window every evening when he arrived home from work. This was her cue to go downstairs and have a sip of wine before dinner with him and his family. During these suppers, my mother grew fond of Gibson, their dog. As many of you know, my mother enjoyed gardening and all things flowers. In the first years of my marriage, she noticed my husband, Johnny, was very hyper. She decided to take up the challenge of channeling some of my husband's energy towards teaching him how to garden and grow flowers. It worked, thank God, for my sake. Each year in the spring, they got together to repot all our house plants as well as plant the flower beds outside. For those of you who have visited our home, it's like a tropical jungle. My mother's influence evident in each thriving plant. To this day, my husband spends countless hours gardening and will continue to do so in the memory of his mother-in-law. Our mother's door was always open for family and friends from abroad.
All our distant family who came to visit felt welcomed and loved by our mother. She had a way of making everyone feel special. She never asked, "When are you leaving?" but always, "When will you be coming back?" We will continue her legacy by keeping our doors open to you. My sister, Savannah Ne, remembers that our father was quite the romantic. Every Valentine's Day, he came home with the biggest heart-shaped box of chocolates that he can find for our mother. My mother would giggle shyly as we waited impatiently to eat all the chocolates. After our father passed away, it was my sister, the next romantic in our family, that continued the tradition of buying the Valentine's chocolate for my mother, for our mother. This year, on February 13, we like to believe her husband called her to join for an eternal Valentine's. Ma grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Ma grazie per tutto i sacrifici che hai fatto per noi. Grazie per essere sempre lì per noi. Sappiamo quanto ne hai voluto bene a tutti e noi tutti ti vogliamo bene. Noi tutti ti amiamo, rimanere i nostri pensieri e i nostri cuori. Thank you. Con tutte queste memorie, anche specialmente come abbiamo ascoltato, celebrare la vita di Francesca con gratitudine. Mettiamo in piedi, offriamo la sua anima nelle mani del Signore con questa messa, iniziando la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Kyrie eleison, Kyrie. Eh.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero, concedi alla nostra sorella Francesca, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Mettiamoci seduti, ascoltiamo la parola. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sapete che quando siamo sbattezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to hear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. In questo tempo, momento veramente pesante, doloroso, solo il Signore può consolarci, specialmente con le parole che abbiamo ascoltato. La prima lettura, la lettera ai Romani da San Paolo, ci aiuta a comprendere la nostra vita cristiana, che non ha fine. Proprio tutti noi siamo qui radunati, come abbiamo sentito durante l'eulogia, proprio a celebrare la vita della nostra sorella Francesca, con questa fede che siamo cristiani, essendo cristiani, con la nostra fede speriamo nella risurrezione, la vita eterna. Userò il prefazio, primo prefazio per la messa dei defunti,
ascolteremo qui proprio l'insegnamento della Chiesa, che la Chiesa prende dalla Sacra Scrittura, insegnandoci, aiutandoci proprio di essere consolati e accettare questo mistero della morte, dicendo: per noi fedeli, nella morte la vita non è tolta ma trasformata. E proprio questo è la nostra fede. Come dice San Paolo, quando noi siamo battezzati nella morte di Cristo. Siamo uniti proprio in Cristo. Condividiamo la sua morte. Se noi condividiamo la sua morte, condividiamo anche la sua gloria, la risurrezione. Siamo uniti proprio così in Gesù, che la morte non ha potere né su di lui né su di noi. Ecco perché siamo tutti riuniti qui, per celebrare, anche usare questa parola, celebrare la vita in questo tempo difficile, si vuole grande fede. Senza la speranza nella risurrezione, nessuno può veramente comprendere, accettare che in questo momento possiamo celebrare la vita. E con gratitudine, quello che ho sentito, abbiamo sentito tutti noi, gratitudine per una mamma, una nonna, una sorella, un'amica, gratitudine. Celebriamo questa vita con gratitudine, perché tutti noi speriamo nella vita eterna. Speriamo che un giorno la vedremo di nuovo nella vita e gioia eterna. Nella casa del Padre nostro, dove, come Gesù dice nel Vangelo che abbiamo ascoltato, c'è un posto per tutti noi. Tutti noi. Ecco, il Signore ha chiamato Francesca adesso a prendere il suo posto, preparato da Gesù. Proprio il promesso che noi riceviamo il giorno del nostro battesimo. Rigenerati e uniti in Cristo come figli di Dio. E oggi veramente dobbiamo tutti noi, non è solo i figli, i nipoti, tutti noi che siamo qui, ringraziare il Signore per Francesca. 76 anni in questo mondo, ha vissuto come una missione, come spesso nostro Papa Francesco dice, noi siamo come una missione qui. Ha vissuto questa missione proprio in questo mondo, come figlia, come sorella, come moglie, mamma e nonna. Una grande benedizione. Ha passato tutto, trapassato tutto che lei ha ricevuto da Dio, l'amore, fede, la sua passione, come abbiamo ascoltato. Tutti questo ci aiutano a sempre ringraziare e celebrare la sua vita, sempre con la speranza nella risurrezione. Chiediamo il Signore, concede la nostra sorella il premio della sua fede. Ha creduto in Cristo, ha creduto nella risurrezione, ha professato proprio questa fede. Ecco, la Chiesa
la accoglie oggi e presenta al Signore in questa messa la sua anima. Ringraziamo il Signore per tutta la benedizione, la grazia che Francesca ha ricevuto in questo mondo. E chiediamo al Signore, con l'intercessione della nostra madre e tutti i santi, che la nostra sorella può veramente ricevere la vita e la gioia eterna. In this difficult moment, when we have lost someone, it's not so easy to say we are here to celebrate her life. But from a beautiful eulogy which we heard, and the word of God which we heard, and the reason why we are here, and our faith really helps us to understand and say that today we are celebrating the life of Francesca. And with gratitude, with a gratitude as children, as friends, in a special way as grandchildren. I'm not talking just from reading books or something. I'm talking from my own experience and the faith which was transmitted to me, which was passed down to me from my grandparents and parents. It is a blessing to be taken care by grandparents, and the nonnas are very special. Fanno viziare tutti i nipoti, sempre parlano salsa di nonna, come ho sentito il libro anche sta. Is that book finished? Who is preparing the book? Is that finished? It's on the way. It's not finished yet. So, whatever she has passed on to you, you have to be grateful today. It's not only the cooking, it's not only the gardening, but all this thing is a sign of love, sign of sacrifice, sign of faith. Because everything, every recipe that your nonna taught you and what you are writing down, everything is a sign of love, care, sacrifice, and faith. And that's the one of the reasons we are all here, it's faith. We believe that life is not taken away from us, but we continue. We continue to live. And those are the things we heard in the readings. St. Paul says, we continue to live because in our baptism, we already died in Christ. So if we are united and we share in his death, we will also share in his resurrection. As Christ lives forever, we all live. Now I see you are all very young children. When you go to buy a cell phone, you know, usually you inquire about all the modern accessories there, how good that phone is, what is the mark, the company, so that it can be nice. And all of us, we look for some kind of guarantee, how long this can last. And all these things in this world has a limited guarantee. But the gospel we heard from Jesus today, his own words, he guarantees our eternal life. He guarantees a place for all of us. A place that he has prepared for us. And that's the place that was prepared for your nonna. She has to take it now. But we are grateful as
it was read in the eulogy, we are grateful to God for last 76 years. In this world, she has lived for what? For which the Lord brought her into this world. As a good daughter, good sister, a good friend, good wife, a mother, and a nonna, it's very important to be grateful. That's the reason with faith we can easily say we want to celebrate her life and be thankful to God. And your nonna will be proud, not only seeing one of you writing a book, but she'll be proud if you live in faith, in love, and bear fruit, not only in gardening, fruit in garden, but fruit in our life. And continue to ask God through your nonna to bless you and to be with you. And may the Lord grant her also the eternal rest he promises each one of us. Amen. Mettiamo in piedi, per favore. Rivolgiamo la nostra preghiera comune a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato il Cristo, suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e i fedeli defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Al Padre che ci ha aperto in Cristo la via alla vita eterna, perché il nostro impegno nel mondo per fare la sua volontà sia animato dalla speranza, preghiamo. Per la nostra sorella Francesca, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché la colga nella comunione dei santi, preghiamo. Per la nostra sorella Francesca, che ha ricevuto nella comunione il corpo di Cristo, pane della vita eterna, perché la risusciti nell'ultimo giorno, preghiamo. Al Signore che ha percorso la via della passione e della croce, perché trasformi questo giorno in un dono di speranza, preghiamo. Per tutti noi che partecipiamo con fede a questa celebrazione eucaristica, il Signore ci comanda di essere operosi e vigilanti per la sua venuta, perché cerchiamo sempre di servirlo fedelmente. Preghiamo. O Signore, la nostra preghiera sia aiuto all'anima di Francesca. La tua misericordia conceda a lei il perdono dei peccati e la renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Nostra gioia è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Io, Signore, è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione. Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. O croce, tu doni la vita e splendi di gloria immortale. Nostra gioia è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza. In te contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita. Nostra gioia è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Francesca e supplichiamo la tua clemenza, perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Christian, i presbiteri e diaconi. Ricordati della nostra sorella Francesca, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e remetti a noi i nostri debiti, come anche noi li remettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Vi prego di mettere seduti. Allora, nessuno è obbligato di ricevere la comunione. I cattolici che sono preparati bene, disposti bene di ricevere comunione, potete ricevere comunione. Noi porteremo la comunione da voi, nel vostro posto. Quando passiamo vicino a voi, uno che riceve comunione, per favore mettete in piedi, quindi sappiamo la persona che riceve comunione. For the communion, just remain in your own places. We will bring you the communion. It's not an obligation to receive communion. If you see that you are well prepared, you are a Catholic Christian, you are ready to receive, you are welcome to receive the communion. We will come to your place. As we come near you, if you are willing to receive communion, please stand and receive communion. Thank you.
Ave Maria. Gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora ora pro nobis, ora, ora pro nobis, peccatoribus. Nunc et in ora mortis, in ora mortis nostre, in ora mortis mostris nostre, in ora mortis nostre. Ave Maria. Mettiamo in piedi per favore. Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno.
Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Francesca giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Davanti al Signore ci incliniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme la nostra cara Francesca al nostro Salvatore. Davanti al Signore ci incliniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Verso di Lui eleviamo insieme la nostra cara Francesca al nostro Salvatore.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia. Alleluia, 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 alleluia. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, it didn't come so easy. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.